sono stata a fare la spesa di nuovo, così sabato non esco, perché sabato devo festeggiare il mio compleanno e non potrò uscire. Allora, incominciamo, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, cominciamo dalla carne prima, così me la levo di mezzo. Ho preso due confezioni di costine che ho pagato 3,97 euro, queste qua da fare il sugo, e uno 5,51 euro da fare il sugo. Poi, una confezione di fettine tenere che ho pagato 6,95 euro da fare per secondo con l'insalata. L'insalata non l'ho trovata perché scadeva fino a sabato e non l'ho presa. Poi ho preso una confezione di bocconcini da fare col sugo o a spezzatino, in bianco, in rosso. Poi, sempre di carne, sempre delle fettine, delle fettine tenere che ho pagato 7,44 euro. Rieccomi ragazze, sto muovendo di caldo. Allora, poi ho preso delle fettine della pizzaiola, queste qua di confezioni, fettine della pizzaiola. Adesso spostiamo così, mano a mano vi mostro, una busta va via, metto qua perché non so dove metterlo. Poi, non so buttare tutto. Ho preso due confezioni di capomiglia sogni d'oro setacciata, questa la sera me la faccio per dormire, perché non dormo molto bene la notte io. Ho preso tre confezioni di zucchero bianco, una busta di mele golden, e un'altra busta va via, così me ne metto una in un'altra e torno già via. Vabbè, facciamo mettere. Poi, seconda busta. Ho preso per novità, che non avevo mai comprate, queste nastrine al cioccolato, delicato gusto di pera. Vabbè, è una novità. Ho preso queste qua per farci colazione. Poi, un pacco di assorbenti dell'Armenia, l'ho aggiunto. Poi ho preso due confezioni di Lendarmer sottile. Sì, questo qui, per fare i panini. Perché quello doppio, ragazzi, a me non è che piace tantissimo. Mi piace più, ho preso questo perché è molto più sottile, mi piace di più. Questo qui, tanto lo metto frigorifero. Poi per novità mi sono presa... tanto che sono una gorosona, ho preso questi Choco Fresh della Kinder, che stanno in frigorifero, adesso li metto in frigorifero, questi qua. Poi abbiamo preso quattro confezioni di Coppa Malù, 1, 2, 3 e 4. Il mio compagno si è preso i Kinder cereali, questi qua sono buoni ragazze. Io mi sono presa un altro yogurt della Müller con più anelli di cioccolato per fare merenda, così almeno non ho voglia tanto di cioccolata. Poi ho preso una retina di limoni, di petto di pollo, un'altra confezione di petto di pollo che sto vado a congelare, un insaporitore per arrosti, dai, io metto sulle bistecche, sul pollo, mi sa più buono, tutto qui, e un'altra busta va via. Poi ho preso due confezioni di carne marinata e più una che c'è nel frigorifero, sono tre per farci i ragù per i cannelloni, chi lo sa, dato che ho i cannelloni, vediamo. Mi prese tre confezioni. Il mio compagno si è preso una confezione di saccottini,
sono presa come novità. Oddio, che è successo qui? Mamma mia, si è girato tutto. Questo bontà divina, caramello macchiato. Ed ecco la tazzina di vetro. Se mi piace, quando è arrivato me lo ricompro. Belle queste tazzine qua. Così mi faccio la collezione di queste tazzine. Poi ho preso una confezione di dadi di cuori di brodo per il pesce. Le mie solite caramelle. E un'altra busta va via. Così ragazze, tolgo già le buste di mezzo. Allora, poi ho preso, che c'è qui? Allora, qui c'è due confezioni di Scottex che vanno via come se fossero acqua proprio, perché poi io li uso per tutto, per fare le piastrelle, per fare per tutto praticamente, per i vetri. E questo già va via. Poi un attimo ragazze, che sposto, questo non si deve rompere, lo metto qui. Poi ho preso una confezione di carta igienica Smile, 10 rotoli per 2, per qui. Di biscotti classico della Orosaiva per la colazione. Prendiamo un'altra busta. Poi ho preso, lo so che direte che è per l'ambiente, ma questi ragazzi sono biodegradabili. Dei bicchieri non li uso sempre, dato che per il mio compleanno preferisco dare i piattini di plastica. E dei piattini di plastica fondi. E cupi. Poi, un'altra confezione di brioche, questa è per me. Integrale, questi qua. Sono integrali e sono buonissime. Ne mangio una a colazione. Delle pizze per stasera, questa me la farcisco con un po' di affettato, poi qui, e no, e un'altra busta va via. Poi mi sono comprata, ragazze, un secchiello, anzi un secchione, perché quello che c'avevo si era rotto il manico. Adesso ho due secchioni, uno più piccolo e uno più grande. Non lo so, quando ho voglia di lavare di nuovo alla vecchia maniera, c'ho lo straccio e lo scopettone, ci ritorno di nuovo alla vecchia maniera. Adesso lo metto qui, se non cado. Poi delle pizze che si è preso il mio compagno, queste sono un po' più scrocchelle, ma non piacciono le scrocchelle. Una confezione di mozzarella della linea PAM, ce ne sono 3. Un'altra di camomilla. Due confezioni di zucchero, non c'è bisogno neanche per mostri. E una confezione di farina 00 che voglio fare la pasta fatta in casa. C'ho il singhiozzo. E poi ultima busta, abbiamo preso questo filone di grano duro che adesso noi andiamo a spaccare e congelare. Un altro filone di grano duro e due confezioni, neanche l'ho mostro, di panini all'olio per Concetta, perché sono vecchiarella. Comunque ragazze, questa è tutta la mia spesa. Io vi mando un grosso bacio. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se vi fa piacere e attivate la campanella per un prossimo video che caricherò. Adesso io metto a posto questa roba e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà di pulizie.
Ciao bellissime. I gave you my heart.